Allora, l'ultima volta abbiamo visto il teorema delle contrazioni, ne riscrivo un'altra volta l'enunciato. Abbiamo uno spazio metrico completo, abbiamo visto l'altra volta che significa ogni successione di Cauchy è convergente. Poi abbiamo un'applicazione, come l'avevamo chiamata l'altra volta? F, da x in x, che sia una contrazione. Contrazione significava che la distanza di f di x da f di y era minore o uguale di alfa volte per la distanza di x da y, dove naturalmente per ogni x e y appartenenti a x, dove diciamo alfa era un'opportuna costante tra 0 e 1, diciamo esiste alfa tra 0 e 1. L'importante è che alfa fosse minore di 1. Allora noi abbiamo dimostrato che esiste un unico x segnato tale che f di x segnato è uguale a x segnato, abbiamo un punto fisso, ho una funzione che soddisfa questa ipotesi. Si chiama anche lipschitziana di costante alfa, però la costante in generale per una funzione lipschitziana può essere anche maggiore o uguale di 1, in questo caso deve essere minore strettamente di 1. Poi ci vuole anche che la f vada da x in sé, eh? E non solo, abbiamo anche dimostrato diciamo il teorema era costruttivo, cioè si partiva da x con 0 appartenente a x, poi si definiva x con n più 1 uguale f di x con n per ogni n appartenente a n meno 0, e la distanza di mettiamo x, diciamo di un certo x con a da x segnato era minore uguale della distanza, diciamo di alfa all'h per la distanza di x con 0 da x con 1 fratto 1 alfa, se ricordo bene. Quindi l'ho ripetuto perché è importante, non per perdere. Quindi voi partite da un elemento qualunque, non fate altro che iterare su quell'elemento la funzione f, sapete di non uscire da x, ma sapete di più, sapete che automaticamente la f, andandola ad applicare a questi elementi, vi porterà verso l'elemento. L'abbiamo fatta la dimostrazione tutta? Pare di sì. Sì, sì. Ok, allora, quindi non solo il teorema è costruttivo, ma c'è anche una stima precisa di quanto, diciamo, sto distante dal punto fisso. No? Questa prima stima ho... Posso fare anche, qui ci posso mettere distanza di x con h da x con h più 1. In realtà quella è più esplicita, fa capire che la distanza scende esponenzialmente, però numericamente questo è meglio, perché se sono arrivato a calcolare x con h, calcolo x con h più 1 e mi calcolo la distanza. Questa è il minore uguale di quella di prima. È chiaro? Quindi
diciamo, se poi lo volete applicare da un punto di vista numerico, usate questa che è meglio di quell'altra, anche insomma se preferite così. Con 0 e con 1 fratto con 1. Oh, come vedete, questo 1 meno alfa a denominatore fa sì che se ci metto alfa uguale a 1 la cosa non funziona. Ma dice non funziona perché non funziona questa dimostrazione, o non funziona perché per alfa uguale a 1 la cosa non è vera? Per alfa uguale a 1 la cosa non è vera. Pensate a questo semplice controesempio. Se io prendo una traslazione, cioè ogni in Rn prendo, aggiungo un vettore fisso, quindi x diventa x più q, ok? Una traslazione mantiene le distanze o qualunque altra diciamo isometria mantiene le distanze, e però non ha, la traslazione in particolare non ha punti fissi. Va bene? Invece se intervenisse una rotazione, allora il punto fisso, vabbè, però per altri motivi ci sarebbe. Ok, quindi questo teorema qui. Adesso poi abbiamo visto anche degli esempi, un'applicazione banale, diciamo lì di per sé era inutile perché le soluzioni dell'equazione x uguale seno di x e x uguale coseno di x, anzi quella di x uguale seno di x è banale se c'è solo la soluzione nulla, mentre invece quella x uguale coseno di x, ecco, una prima applicazione era x uguale coseno di x, si dimostra che c'è un'unica soluzione, però bisogna approssimarla numericamente. Approssimarla numericamente si faceva usando il teorema delle contrazioni, cioè si prendeva 0, poi si faceva coseno, coseno, coseno un certo numero di volte, e si era sicuri, siccome il coseno localmente attorno a quel punto era una contrazione, si otteneva una buona approssimazione di quella soluzione. Quando provavamo questo metodo numerico con l'altra, con x uguale seno di x, il metodo numerico non funzionava, cioè aveva una velocità di convergenza lentissima e non funzionava altrettanto bene. Teoricamente funzionava, nel senso che se io prendo, vabbè, se prendo proprio 0, seno di 0 fa 0, sono fortunato. Se prendo un valore diverso da 0, per esempio 1, calcolo sempre i radianti, calcolo il seno molte volte, è chiaro che questa successione è monotona, scende, tende a 0, si dimostra facilmente, ma ci tende lentissimamente. Se non sbaglio abbiamo fatto il conto con una costante sulla radice di n, qualcosa del genere. Ok. Qual è il problema adesso? Adesso però vediamo che questo teorema è molto più generale di quello che abbiamo, diciamo, come applicazioni è molto più generale di quello che abbiamo visto noi l'altra volta. Oggi piano piano vogliamo applicarlo alle, diciamo, per ottenere il teorema di Picard, cioè il teorema di esistenza e unicità locale per le soluzioni per la soluzione di un problema di coscienza. Allora, il problema è allora io parto dal problema di Cauchy, cominciamo a studiarlo, cominciamo a vedere perché ci riconduciamo a qualcosa di questo genere. Allora, questo adesso lo cancello perché mi servirà tutto lo spazio disponibile. Allora, il teorema è questo qui. Noi abbiamo una funzione f piccolo, questa definita su una vesta omega di R2,
sistema aperto, aspiriamo a fare omega aperto, da omega valore in R. Aspiriamo a parte omega contenuti in R2. Ok? Poi abbiamo x con 0, y 0 deve essere un punto di omega. Poi abbiamo che F appartiene a C0 di omega, cioè continuo su omega. Poi diciamo che vabbè, io lo scrivo per ogni rettangolo R AB cartesiano CD contenuto in omega. Abbiamo che F di x, y1 meno F di x, y2 facciamo in generale, no? Ci complichiamo solo la vita, voglio mantenere la dimostrazione abbastanza semplice. Questo sia minore o uguale di L per y1 meno y2. Diciamo, esiste L una costante maggiore di 0 tale che questo sia vero per ogni xy1 xy2 tali che, a questo lo chiamiamo P con 1, questo lo chiamo P con 2, questi sono due punti messi in verticale uno sopra l'altro, vedete la x non cambia, la y sì, tale che il segmento P1 P2, questo è il segmento che congiunge P1 a P2, sia tutto contenuto dentro. Cioè, faccio la figura qui, se questo è omega, ogni volta che ho due punti messi in maniera tale che si dice che la funzione è lipschitziana rispetto alla seconda variabile. Questa ipotesi qui, nella seconda variabile, è meglio della continuità. Ok? Però è solo nella seconda variabile. Poi sappiamo che se anche la funzione fosse di classe C1 separatamente nelle due variabili, potrebbe addirittura non essere neanche continua nella coppia delle variabili, questo è, l'abbiamo visto come contraesempio. Quindi è veramente un poco in più. Osservazione: se F appartiene a C1 di omega, allora F di x1 y, di xy1, scusate, meno F di xy2 è uguale alla derivata parziale di F rispetto a y calcolata in x e xy per y1 meno y2. E questo, se stiamo in un compatto contenuto in omega, si può maggiorare con una costante, quindi questo qua è minore o uguale a dl y1 meno y2. Ah.
cioè se la funzione è C1 di omega, se la funzione è C1 di omega, localmente soddisfo quell'ipotesi là. Adesso localmente non sto a spiegare che cosa significa, se no continuavo a scrivere come avevo scritto prima. Però noi l'ipotesi la scriviamo così, ma in realtà è ancora un po' più debole. Quindi le funzioni di classe C1 poi nella pratica andranno bene per far funzionare il teorema. Ok? Quindi, qual è il problema? Il problema, ho lasciato apposta lo spazio centrale, il mio problema lo chiamo CP, anche perché se scrivo PC capite tutt'altra cosa, con C problem, è questo qui, y' di x uguale f di x, y di x, y di x con 0 uguale y con 0. Questo è il problema di Cauchy, o problema a valore iniziale. Questa è un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine con questa condizione iniziale. La condizione iniziale è legittima perché abbiamo detto x con 0 y con 0 è un punto di omega. Ok? Allora, prima di enunciare la tesi, andiamo a vedere cosa abbiamo detto l'altra volta. L'altra volta abbiamo detto, qua se la f è c1 la soluzione c'è ed è unica, l'avevamo già detto, anche se non eravamo in grado di mostrarlo. Abbiamo fatto anche vedere un metodo, quello della policonale, o almeno, insomma, non è che abbiamo fatto vedere nel dettaglio, però abbiamo fatto capire come si potrebbe costruire un metodo per cercare la soluzione. Poi abbiamo detto, però, se la funzione è solo C0, la soluzione c'è, ma non è, può non essere unica. Abbiamo studiato un controesempio, no? E abbiamo visto che proprio lì dove la funzione f non era C1, ci poteva essere lo scavalcamento di due curve integrali. Cavalcamento perché le curve integrali non si incrociano mai. Quindi tutta questa ipotesi qua a cosa servirà? Tecnicamente serve soltanto a evitare problemi di esistenza, di unicità. L'esistenza c'è per evitare i problemi di unicità. Ma in realtà come fa? Questa assomiglia a qualcosa che ricorda le contrazioni. Questa è una funzione, diciamo, una condizione di lipschitzianità, anche se solo in una variabile. C'entrerà qualcosa con le contrazioni? Sì, c'entra. È grazie a questa che, diciamo, una certa applicazione diventerà una contrazione. Però, notate che qua L non deve essere minore di 1. L è una costante semplicemente così, così, e può essere anche 10.000. Chiaro? Va bene, detto tutto questo, andiamo a scrivere la tesi. La tesi è che esiste un delta maggiore di 0, tale ed esiste un'unica funzione y di x, diciamo y di punto, definita sull'intervallo x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, appartenente a c1 di questo intervallo per la precisione, che risolve il problema. Dico sì, il problema è a valore iniziale.
Quindi, questo si chiama teorema di esistenza e unicità locale. Ovviamente di esistenza perché esiste la soluzione, di unicità perché è unica, locale perché noi non dimostriamo che la soluzione esiste su tutto R, per esempio, o su un certo intervallo fisso. Noi, dato il problema, troviamo un intervallino, se lo volete interpretare x come tempo, di tempo, per cui all'indietro e in avanti, per cui la soluzione esiste. In un intorno opportuno di x con 0, la soluzione ci sta per un po' di tempo. Poi cercheremo di capire cosa succede. E queste ulteriori analisi non avremo il tempo tanto di farle, perché diciamo, noi penso che 2-3 lezioni, compreso oggi, possiamo fare. Quindi diciamo, poi dobbiamo vedere un po' di metodi poi per calcolarle. Le soluzioni, però questa lezione di oggi è importante. Ok, allora, primo fatto, quindi noi vogliamo dimostrare questo teorema. Primo fatto, scriviamo un altro problema integrale. Un altro problema di tipo integrale, cioè questo qui, y di x uguale y0 più integrale tra x con 0, diciamo, chiamiamola v di x tra x con 0 ed x di f di t u di t in dt. Allora, ci sono parecchie cose da precisare, però questo in verità non è un problema, è un operatore integrale, cioè io prendo una funzione u, scusate, qua ci devo mettere, no, è giusto, prendo una funzione u, la metto qua dentro, fisso un x, faccio questa integrale. Una funzione u, come la devo prendere? Almeno continua. La f è una funzione continua, quindi questa qui come composizione è una funzione continua. Faccio questa integrale, ci sommo y0 e mi viene v di x, che è un numero. Ok? Al variabile di x mi viene quindi una funzione. Almeno, fin tanto che io u di t non è, diciamo, la coppia t u di t non esce da omega, io posso fare questa operazione e quindi per un po' di tempo, diciamo così, intorno a x con 0, mi esce una funzione. Quindi io metto una funzione e ottengo in cambio una funzione. Quindi c'è un operatore f che mi parte dalla funzione u e mi arriva alla funzione v. Poi dobbiamo fare in modo di capire dove stanno queste funzioni, in che spazio. Ok? Dobbiamo precisare questo discorso. Adesso u e v non sono vettori, sono funzioni. Questa è la notazione usuale che si fa su questo teorema. Ok, bene. Allora io dico che se io scrivo così, cioè mettiamo il caso che ci metto una funzione v e quando vado a fare questa operazione mi esca di nuovo la funzione v.
supponiamo che tutto si possa fare, innesca ancora la funzione. Allora dico una V che, ovviamente questo adesso è un'equazione, non è più un operatore come prima, perché io pretendo che quando ci metto una certa funzione esce la stessa funzione dall'altra parte, non è che capita sempre. Allora dico, quindi questa è un'equazione, allora dico un'equazione, una funzione che risolve questa equazione integrale, risolve anche questa equazione differenziale. Quel problema di Cauchy, anzi, tutte e due risolve. Per quale motivo? Guardate, v di x con 0 quanto fa? V di x con 0 quanto fa? V di x con 0 fa y0, perché qua ho l'integrale del con 0 x con 0 che fa 0 e mi rimane soltanto y. E v' di x si può fare, io per quello che ne so erano solo funzioni continue, e però questa è una funzione continua, l'integrale di una funzione continua, teorema fondamentale del calcolo di integrale, è una funzione derivabile. E chi è v' di x? V' di x, l'unica cosa, l'unico posto dove compare x è qua sopra, quindi è esattamente la situazione del teorema fondamentale del calcolo integrale. Quindi quando vado a derivare, la derivata di questo fa 0 perché è una costante, e mi viene f di x, v di x. Ma vedete che se questa funzione invece di v di x la chiamo y di x, è esattamente la soluzione del problema di Cauchy. Ma vale anche viceversa. Vale anche il viceversa, perché se V risolve questo problema di Cauchy, allora chi è V di X? V di X è V di X con 0 più integrale tra X con 0 ed X di V' di T in dt. Questo è di nuovo il teorema fondamentale del calcolo integrale. Se V è di classe C1 e risolve questo problema qui, ma questo chi è? V di x con 0 abbiamo detto vale y0, quindi adesso stiamo vedendo il viceversa, stiamo supponendo che V risolva questo problema di Cauchy. E poi abbiamo integrato x con 0 ed x, V' di t, basta semplicemente scrivere f di V di t in dt. Quindi attenzione, quello che abbiamo dimostrato in questo è che V, che sia una funzione C0 in qualche intervallo, per cui tale che F grande di V è uguale a V, se solo se V è C1 e risolve il problema di Cauchy. Fate attenzione, per risolvere il problema di Cauchy io devo andare a cercare una funzione sia C1. Quando invece imposto l'equazione V uguale a F di V, questa è, diciamo, è la stessa equazione V uguale a F di V, però scritta punto per punto, x per x. Se io scrivo V uguale a F di V, sto scrivendo che metto la funzione V e dall'altra parte mi esce la funzione V. Quando cerco un punto unito di questo F script, si chiama questo tipo di, noi diremmo corsivo, F grande corsivo, a quando c'è questo, che cos'è? Un punto unito. F grande che cos'è? Eppure non è una funzione, però è una funzione particolare, è una funzione che come dominio ha uno spazio di funzioni e come codominio pure, cioè ci mette una funzione e tira fuori una funzione. Allora, per non impicciarsi con la nomenclatura, la funzione del genere si chiama operatore.
una funzione numero, detto numero, e così via. Operatore, funzione, funzione. Poi c'è una terza terminologia di funzionali, funzione, numero. Quindi, per esempio, l'integrale definito tra 0 e 1 di una funzione è un funzionale. La derivata di una funzione in un punto è un funzionale. Prendo la funzione, in quel punto il valore della derivata è un numero. Invece, la derivata come di una funzione di classe C1, per esempio la derivata di seno è coseno, questo è un operatore, l'operatore di derivata. L'integrale indefinito, a meno della costante arbitraria, è un operatore. Ok? Bene. Quindi, quando cerco V come soluzione, come punto unito di questo operatore, V deve essere solo di classe C0. A priori, io V qua dentro la metto di classe C0. Ma se dall'altra parte esce V, come in questo caso, allora ho ottenuto che V è l'integrale di una funzione continua e quindi è in realtà una funzione di classe C1, perché la derivata ha la derivata e la sua derivata è continua. Quindi attenzione, questo bisogna scriverlo bene, cioè le soluzioni di classe C con 1 del problema di Cauchy equivalgono alle soluzioni di classe C con 0 di questo problema qui. Quindi abbiamo in qualche modo, sia pure intuitivamente, perché anche, ancora non abbiamo detto su che spazio si cerca questo problema qui. Questo problema qui è stato definito a me localmente, se esistono intorno, per cui quelle soluzioni al problema di Cauchy. E questo dovrò andare a studiare su un opportuno spazio di funzioni tale che quando ci andrò a applicare F, lo spazio di funzioni verrà trasportato, se vogliamo applicare il teorema delle contrazioni, deve essere trasportato in Z stesso. Quindi vedete come c'entra il teorema delle contrazioni? Se io adesso riuscissi a trovarsi uno spazio di funzioni per il quale l'operatore F porta lo spazio in sé, no? E se lo spazio di funzioni fosse uno spazio metrico completo, e se F grande fosse una contrazione, mazza quanti sì, però è così, qua alla fine non è difficile. Se valgono tutti questi se, allora ci sarà un unico punto unito in quello spazio. E allora il punto unito sarà una soluzione del mia. Ok, adesso questa parte qui la cancello perché è servita solo a dire l'equivalenza tra queste due cose. Adesso capisco che adesso c'è un inciso, cominciamo ad aprire una parentesi. Aprire parentesi non è mai bellissimo perché ti distoglie dalla cosa generale, però ci siamo, preferivo sottolineare la motivazione. Siamo arrivati a dover calcolare, a dover considerare uno spazio come dominio, uno spazio di e dire se su questo spazio di funzioni c'è una distanza. Ok, allora prendiamo in generale
lo spazio delle funzioni continue su un intervallo chiuso. Voi sapete che questo è uno spazio vettoriale. Andiamo a considerare questa norma, si chiama norma di F infinito. Questa norma qui è definita come il massimo su AB di F di X. Allora, su uno spazio vettoriale avere una norma voleva dire avere tre proprietà. La norma è maggiore o uguale di 0. Quando è che questa norma è uguale a 0? Se e solo se f è la funzione nulla, il massimo del valore assoluto fa 0, quindi f vale sempre 0. Va bene? Poi, se io faccio la norma infinito di lambda f, questo chi è? È il massimo su AB di lambda f di x in valore assoluto. Il valore assoluto di lambda lo porto fuori, perché lambda non dipende da x. E cosa mi rimane? Quello che mi rimane è proprio la norma infinita di f, che è esattamente la seconda proprietà che mi serviva delle norme. Ricordate? Adesso, la terza proprietà delle norme invece è la disuguaglianza triangolare. Andiamo a fare, cioè, la norma di f più g, dove f e g sono due funzioni in c0 di f, la norma infinita. Questo chi è? È il massimo per x appartenente ad AB di f di x più g di x, valore assoluto. Questo massimo verrà raggiunto da qualche parte, quindi sarà uguale a un certo f di x con 0, oppure chiamiamolo così, più g di x. Esiste un punto dove questa funzione c'è al massimo. Abbiamo scelto funzioni continue, intervalli chiusi, per applicare Weierstrass, no? Quindi possiamo applicare a tutte quante le funzioni di Weierstrass, f, g, valore assoluto di f, valore assoluto di f più g. Quindi questo sarà uguale al valore della funzione in un opportuno punto. Ho messo sì proprio per ricordare che è un punto opportuno. Ma questo è minore o uguale di f di x più g di x, o no? Questa è la disuguaglianza triangolare tra numeri reali. E questo è minore o uguale della norma di f infinito più la norma di g. Perché questa chi era? Era il massimo di tutti i valori di questa funzione. Questo è un valore della funzione, quindi questo è il mio valore. Chiaro? Anzi, l'unico caso in cui questo è uguale a quello è quando queste sono il massimo nello stesso punto e sono pure concordi. Concordi i massimi di f e g. È chiaro che il massimo di f, valore assoluto di f e valore su g sono concordi. Però devono essere concordi i segni di f e i segni di g, altrimenti c'è un effetto di cancellazione. Allora, cosa abbiamo dimostrato? Niente di complicato. Abbiamo detto che il mio spazio c0 di AB con questa norma
è quello che si chiama uno spazio normale. Oh, vedremo, pare che l'ho già accennato, sto detto. Questo spazio vettoriale qua ha dimensione infinita. Si può vedere anche, beh, qua. Diciamo, si può vedere in altro modo, che noi l'avevamo visto meglio con gli spazi, quando uno spazio è Dilbert. Questa norma non è indotta da un prodotto scalare, perché non verifica l'uguaglianza del parallelogramma. Però, sottolinea uno spazio vettoriale di dimensione infinita per il semplice fatto che, insomma, non abbiamo più a che fare con Rn, è uno spazio di funzioni. Ok? Però noi a trovare una norma non abbiamo fatto tanta fatica. E se abbiamo una norma, cosa abbiamo anche? E come si fa la distanza? Come si fa la distanza? No, quella era da spazio Dilbert, diciamo da prodotto scalare a norma. Come si fa? È più facile. Chi è la distanza? In Rn, chi è la distanza di quell'idea? La norma della differenza. E anche qua. Automaticamente questa si chiama distanza del massimo o anche distanza infinita. Allora, questo è uno spazio normato, questo qua, diciamo, questa è una semplice linea di separazione, non è un, facciamo la tratteggiata se qualcuno pensa che sia un simbolo diverso. Questo qua è uno spazio metrico, uno spazio vettoriale metrico. Che però ha una distanza. Sottolineo che è ancora uno spazio vettoriale. Poi vedremo quando. Supponiamo. Voglio solo dire questo e poi facciamo un po' di pausa. Supponiamo che io scriva adesso C0 di AB CD. Con questo cosa indico? Indico le funzioni definite su AB che hanno valore in CD. Dominio, invece di indicare solo il dominio, normalmente il codominio non lo indichiamo perché è R. Io invece voglio restringere il codominio e dire che il codominio è CD. In questo caso però lo spazio è ancora metrico, perché se vi ricordate il sottoinsieme di uno spazio metrico è spazio metrico. Se io voglio fare la distanza tra tutte le città del mondo, o tra solo le città italiane, posso fare. Prendo la stessa distanza di primo, la restringo. Calcolo. Allora, l'unica cosa è che non è più uno spazio vettoriale, perché per essere uno spazio vettoriale, se ci sta un vettore, ci deve stare anche il doppio del vettore. Sì. Qua, supponete che CD sia 0, 1, prendete la funzione 1, ci sta. La moltiplicata per 2 diventa la funzione 2 e non ci sta. Invece prima che il codomino era R ci stava sempre. Va bene? Quindi questo qui però è uno spazio metrico. Non è più vettoriale, però è metrico. Quindi non ci possiamo mettere più la norma, ce la potremmo mettere anche. Però non ha più le proprietà di una norma, nel senso che lo spazio non è vettoriale. Se prendo una funzione da moltiplico per 3, può essere uno sta più uno spazio, solo per quello. Bene, allora io ho costruito uno spazio di funzioni
con una distanza. Questo è uno spazio metrico. Perché sto a fare questo? Sto preparando il terreno per applicare il terreno delle contrazioni. Ma per applicare il terreno delle contrazioni, che spazio metrico devo avere? Spazio metrico? Non si chiama completo. Ogni successione di Cauchy deve essere come. Allora, questo diciamo è un risultato che vedete meglio in analisi 3. Io adesso non ho tutto il tempo di fare la convergenza puntuale e la convergenza uniforme, farò solo un cenno. Però questo spazio metrico qui, con questa distanza qui, è completo. Affinché, diciamo, la nostra dimostrazione sia completa pure lei, sta cosa la dimostro dopo la pausa. Non ci posso perdere troppo tempo e non posso, ripeto, fare tutta la convergenza uniforme e puntuale. Però, diciamo, tenete conto che quello che farò dopo la pausa, in una mezz'oretta, sarà semplicemente far capire che questo spazio qui è completo. Ok? Va bene.